colpisce circa 1.200.000 persone in Italia e rappresenta la seconda causa di disabilità visiva e di cecità nel nostro paese. Stiamo parlando del glaucoma che, secondo recenti stime, il 50% dei pazienti non sa di avere, mentre il 20% ha il rischio di perdere la vista. Due importanti studi pubblicati sulle riviste scientifiche Progress in Neurobiology e iBrain indicano che il glaucoma non è più considerato una patologia soltanto oculare, ma piuttosto neurodegenerativa, al pari di Alzheimer, Parkinson e SLA. Oggi il glaucoma in effetti non è più considerato una patologia dell'occhio, ma una patologia neurodegenerativa. E se pensiamo alla cellula che degenera nel glaucoma, è proprio una cellula che parte dall'occhio ma va a terminare in quello che si chiama corpo genicolato laterale, che è una struttura proprio all'interno dell'encefalo. E l'occhio stesso nella nostra embriogenesi nasce da una gemmazione del cervello. Quindi il glaucoma ha un nesso fortissimo con il sistema nervoso centrale ed è accomunato in effetti ad altre patologie che noi non riteniamo appartenere al mondo oculistico, appunto il Parkinson, l'Alzheimer, perché tutte queste patologie, incluso il glaucoma, hanno un meccanismo eziopatogenetico simile. Quindi questa è la base per partire a parlare di terapie che non riguardino solo l'occhio e la pressione dell'occhio, ma che riguardino anche altri elementi che non dipendano strettamente dalla pressione oculare, ma che abbiano altri elementi di terapia. Quali sono le cause del glaucoma? Il glaucoma adesso viene considerata una patologia multifattoriale, quindi sono molte le cause alla base del glaucoma. Il primo elemento è sicuramente un aumento della pressione intraoculare, che fa un po' da stimolo trigger per tutte quelle che è la cascata eziopatogenetica. Ci sono però altri elementi, per esempio l'invecchiamento adesso è considerato un elemento fondamentale nel processo che porta al glaucoma. Ci sono per esempio elementi vascolari: in chi soffre di glaucoma il nervo ottico soffre di un minor apporto di vascolarizzazione, quindi arriva meno sangue e meno ossigeno al nervo ottico. E poi ci sono altri fattori, per esempio i fattori cardiovascolari, lo stile di vita, disfunzioni che noi oggi chiamiamo disfunzioni per esempio del mitocondrio, che è quella parte della cellula che è un po' la stazione energetica della cellula, quella che regola il metabolismo della cellula, e noi sappiamo oggi che nel glaucoma questo mitocondrio è disfunzionante. Se il glaucoma va considerato una patologia multifattoriale, anche la terapia deve agire su più fronti, avere target differenti? Allora, il cardine della terapia del glaucoma è ridurre la pressione intraoculare. Questo è sicuramente il punto di partenza di qualsiasi terapia, di qualsiasi approccio. Però sicuramente anche il nostro approccio terapeutico adesso tiene conto di questa multifattorialità. Quindi noi cercheremo di agire anche su quella che adesso si chiama neuroprotezione, cioè dare al tessuto nervoso dei supporti trofici perché questo tessuto nervoso funzioni meglio. Ovviamente teniamo anche conto che un paziente con glaucoma è un paziente che ha quindi tutto un organismo di cui noi dobbiamo tenere presente. Quindi ci saranno i fattori, per esempio, metabolici, cardiovascolari, ci sarà lo stile di vita che potrà influenzare anche il paziente. Quindi noi dobbiamo tenere conto di tutto il paziente nella sua interezza, sicuramente partendo dalla pressione intraoculare e oggi modernamente cercando di agire anche su fattori che non siano solo quelli della pressione oculare, ma che siano fattori cosiddetti neuroprotettivi e neurostimolanti. Ad oggi le molecole che hanno un'azione neuroprotettiva nei confronti del glaucoma, che hanno dimostrato un'efficacia, quindi possono essere di supporto nella terapia per il glaucoma. I due sistemi su cui noi possiamo agire sono il sistema colinergico e il sistema mitocondriale. Per agire sul sistema colinergico, la molecola che ha più studi a suo supporto è la citicolina, una molecola che si usa da molti anni, molto conosciuta nelle neuroscienze. La citicolina agisce ricostituendo la membrana cellulare sia dei neuroni che del mitocondrio, quindi ha un ruolo strutturale ma anche un ruolo neurotrasmettitoriale, perché stimola la produzione di neurotrasmettitori come l'adrenalina, la noradrenalina e la dopamina. Di fianco al sistema colinergico possiamo agire sul sistema mitocondriale e qui la molecola che ci viene in soccorso è il coenzima Q10. Anche questa è una molecola molto conosciuta nelle neuroscienze. Il coenzima Q10 entra nel mitocondrio e favorisce quella che tecnicamente si chiama la catena di trasmissione degli elettroni, ovvero quel meccanismo che è alla base del funzionamento del mitocondrio e della produzione di energia del mitocondrio. Il mitocondrio è proprio
centrale energetica della cellula. Il coenzima Q10 fa sì che questa centrale energetica funzioni bene, producendo energia e non producendo radicali liberi, che invece sono quelle componenti tossiche e dannose che determinano la morte cellulare attraverso il meccanismo della apoptosi.